Carissimi MTIers, oggi torno a parlare di autostrade, poiché contro qualsiasi previsione adesso si può richiedere un rimborso in caso di disagi durante il viaggio. Andiamo a scoprire come funziona! Come alcuni di voi che mi seguono già da un po', sapranno che l'argomento autostrade e soprattutto telepass mi sta parecchio a cuore. Quindi dopo questo video non dimenticatevi di recuperare il video di spiegazione di come funziona e dei relativi costi del telepass pay per use, che non è che sia proprio così a buon mercato per l'utenza anche occasionale, o il video dedicato proprio al telepass in cui spiego in maniera articolata perché anziché pagarlo dovrebbero essere loro a farci degli sconti. Ma adesso veniamo subito al sodo e spieghiamo come funziona questo benedetto cashback che restituirà tutta la somma del pedaggio in caso di disagi dovuti a cantieri. Faccio subito notare la parola cantieri, che è fondamentale nel capire che in caso di code per incidenti o per l'eccessivo traffico, questo rimborso non è per nulla dovuto da parte di autostrade. Quindi il rimborso avviene solo nel caso di ritardi da cantieri, che so benissimo, al solo vederli risvegliano l'italico Umarell che è in noi. A parte le battute, ripeto che il rimborso ci sarà solo in caso di rallentamenti dovuti ai cantieri. Da notare che stranamente quello che negli ultimi 3 anni ha creato più disagi, il tratto a sud di Firenze, è stato da pochi giorni concluso. Coincidenze? Io non credo. Dopo aver chiarito quando si applica il rimborso totale del pedaggio, cerchiamo di capire come si calcola e quali sono i margini per poterlo ottenere. Intanto sappiate che non vale la vostra fermata all'area di sosta o ancora meno la vostra parola. Quello che verrà guardato invece è lo stato del traffico segnalato da Google Maps. Non sto scherzando, davvero guarderanno il tempo di percorrenza da Google Maps per stabilire se in quel frangente in cui voi siete passati c'erano ingorghi nelle posizioni dei cantieri segnalati. Fermiamoci un attimo e facciamo un bel respiro. Penso ce ne sia bisogno, perché non finisce qui. Infatti viene anche calcolata una velocità media di 100 km all'ora, 70 nel caso dei mezzi pesanti, per stabilire il tempo di percorrenza oltre il quale, aggiunti 15 minuti, scatterà rimborso da parte di autostrade. Lo so, non è semplice, quindi è meglio passare a qualche esempio pratico, che spero di aver fatto correttamente. Ipotizziamo quindi di entrare a Firenze Nord e uscire a Orvieto. Sono 178 km che percorsi a 100 all'ora vuol dire un tempo di percorrenza di 1 ora 46 minuti e 48 secondi, a cui si aggiungono i 15 minuti di margine. A questo punto, se il sistema, tramite i dati di Google Maps, rileva tempi di percorrenza alti a Firenze in Puneta, dove c'era quel cantiere che dicevo prima, e voi arrivate a Orvieto dopo 2 ore e 2 minuti dal vostro ingresso, allora i 12,90 € vi verranno rimborsati, capito? Forse è meglio un altro esempio. Sempre entrando a Firenze Nord, ma uscendo a Ciliegi Reggello, sono 43 km per un tempo di percorrenza a 100 all'ora di 25 minuti e 48 secondi, a cui aggiungiamo sempre i soliti 15 minuti. Questo vuol dire che se il solito sistema rivela forti ritardi a Firenze in Puneta e voi uscite dopo 41 minuti dal casello, allora avete diritto a 3,40 € di rimborso. Spero di essere stato chiaro. E adesso si arriva alla parte del rimborso, e se quello che avete appena ascoltato vi è sembrato complesso, non aspettatevi nulla di semplice neanche in questa fase, a meno che non abbiate il telepass. In quel caso tutto sarà per voi automatico e l'addebito non verrà effettuato. Tengo però a precisare che nel caso del nuovo telepass pay per use, se è l'unico viaggio del mese, i 2,50 € di tassa ve li toglieranno ugualmente. Ma che deve fare invece chi ha preso il talloncino e pagato con carta o contanti? Prima di tutto deve ritirare lo scontrino all'uscita e seconda cosa scaricare e registrarsi all'app Free2X, inserire il vostro IBAN e fare una foto allo scontrino se, una volta inseriti gli estremi del vostro viaggio, l'app avvalerà il viaggio come tra quelli da rimborsare. Ultima cosa che ancora non vi ho detto è quando questo servizio di cashback sarà operativo.
al momento è in fase di test e probabilmente da fine settembre, attorno al 20, sarà possibile scaricare la app Free2X da Android o iOS da parte di un numero di utenti che potrà usarla in maniera sperimentale fino al 31 dicembre. Dal 2022 la tecnologia dovrebbe essere abbastanza collaudata da entrare a regime per un pubblico più ampio. Direi che a questo punto è il caso di trarre qualche conclusione sul servizio. Prima però mettete mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere aggiornati con le uscite del mio canale. Non dimenticatevi poi di inviare questo video a tutti i vostri amici e conoscenti sui social per informarli di questa novità di Autostrade. Prima di chiudere, quindi, qualche considerazione è d'obbligo. La prima è che l'utente non ha alcun sistema oggettivo e non controllato direttamente da Autostrade per poter stabilire autonomamente il diritto al rimborso. In parole povere, l'algoritmo non è trasparente e tutto è demandato alla fiducia che quello che ti fa pagare un servizio ti dica che questa volta offre lui. Il rimborso poi, per come è concepito, è molto più facile da ottenere per chi fa viaggi brevi rispetto a chi li fa lunghi e ammortizza i ritardi su più chilometri. C'è anche da considerare la privacy e il tracciamento dei dati. Anche qui Autostrade sforna l'ennesima app per raccoglierli, ovviamente avvallate dalla vostra sottoscrizione volontaria. In ultimo, poi, affidarsi ai dati in tempo reale di Google Maps sul traffico vuole dire, come è già successo in passato, che potrebbero essere gli stessi utenti a stabilire forti rallentamenti di traffico. Non oso pensare a cosa potrebbe succedere, ma direi che sono già stato lunghissimo e magari se ne parlerà in un prossimo video. Ciao!